Perché vediamo solo Caroline e non vediamo gli altri? Scusi la domanda stupida. Oh. Ok. Adesso Non vi so, spiego. vediamo tutti? No, per capire così. Felice di Buonasera a vedere tutti, Caroline. sono Fabio Montanaro, vi do il benvenuto a nome della Yulm Communication School a questo nuovo ciclo di webinar dedicati ai Master Yulm 22-23. Oggi vi presentiamo il Master Specialistico Masterbook, Master di specializzazione nei mestieri dell'editoria. A raccontarlo per noi la dottoressa Luciana Bianciardi, coordinatrice didattica del Master. Prima di cominciare vi devo chiedere di chiudere i vostri microfoni e spegnere le webcam e vi ricordo che al termine della presentazione ci sarà uno spazio dedicato alle vostre domande. Siete invitati a scriverle nella chat che potete aprire dalla barra di funzione o alzando la manina e noi cercheremo di leggerle e di rispondere a tutti. Grazie. Prego, professoressa. Allora, buongiorno a tutti. Come ha detto il dottor Montanaro, sono Luciana Bianciardi, sono coordinatore e docente di Masterbook, Master nei mestieri dell'editoria, e ho il compito di illustrarvi questo master che, visto che state seguendo, evidentemente è nei vostri interessi. Cerco di spiegarvi brevemente, poi vi presenterò anche gli ospiti che vedete qui insieme a me, che cercheranno forse meglio di me di illustrarvi che cosa succede ad iscriversi a Masterbook. Comincerò con delle slide che ho preparato per voi e che adesso vedo di condividervi. Ecco qua. Perfetto. Allora, Masterbook è un master specialistico, il che significa che non dà crediti di tipo universitario. Specialistico significa anche che dà accesso a uno stage che però non è obbligatorio, solo caldamente consigliato. Nei mestieri dell'editoria, perché mestieri? Perché l'editoria è fatta di molti mestieri molto diversi tra di loro. Si va, non so, dal semplice lettore di adesso non so perché la slide non va avanti. Ecco, dal semplice lettore professionale di casa editrice, che è il primo step, la prima persona che legge i dattiloscritti che arrivano in redazione e ne compila una scheda che poi consegna al proprio editore. È il primo occhio, è il primo orecchio di una casa editrice. Non è un semplice lettore, è una persona professionalmente preparata a leggere e a diventare, come dire, l'occhio dell'editore che naturalmente non può leggere tutto. C'è l'impaginatore, cioè colui che mette, il caso di dirlo, nero su bianco il testo sulla pagina, il redattore o editor che dir si voglia, che è colui che insieme all'autore rilegge il testo, ne modifica alcuni contenuti, suggerisce dei tagli, suggerisce delle aggiunte, corregge eventuali piccole incongruenze, eccetera. Il grafico che studia la grafica degli interni, se c'è grafica degli interni e soprattutto la copertina, la grafica di copertina. C'è l'ufficio stampa, importantissimo in una casa editrice, che è la comunicazione al mondo che il libro è uscito, c'è, esiste, eccetera. C'è il promoter letterario, c'è l'agente letterario e c'è naturalmente l'editore. Mi dicono che la presentazione non si vede. Infatti, quello ti volevo dire. Si vede adesso quella successiva. Ok, scusate, cerco di. Questo è il bello della diretta, come si diceva un tempo. Cerco di tornare indietro e di condividere ancora con voi. Fabio, mi può dare una mano lei?
perché forse più... Io da qui purtroppo non posso muovere la sua presentazione. Certo. Allora uno dei ragazzi mi viene a dare una mano? Scusate, ragazzi. Sì, sta arrivando Federica. Perfetto. Ok. Ok. Ora se fai la mia presentazione, va bene. Okay. Ok. Si vede adesso? Si vede la prima slide come prima. Vediamo se va avanti. Ecco, si vede. Chiedo scusa allora. Eravamo a questa slide, quindi stavo parlando dell'agente letterario che è anche il talent scout, cioè la persona che ricerca i nuovi talenti della letteratura, li presenta all'editore e al mondo dell'editoria. A chi è destinato questo master? A tutti coloro che hanno passione per l'editoria, per la lettura, si legge molto nel nostro mestiere, e per la scrittura. Il master dura 5 mesi più l'eventuale stage, come scritto nella slide, anche nelle stesse aziende dirette dai docenti del corso. I costi li vedete nell'ultima parte della slide. Ma che cosa succede una volta iscritti a Masterbook? Succede che la classe non esiste più, esiste la redazione, cioè gli studenti vengono immediatamente trasformati in una piccola ma grande redazione. Io do a loro 3 testi di narrativa, 3 di saggistica e 3 di poesia e li invito a leggerli, ovviamente, ancora prima dell'inizio del master, e a scegliere quello che sarà il loro testo di narrativa, la loro silloge di poesia e il loro testo di saggistica. Su questi testi lavoreremo per tutto l'anno insieme, cioè faremo tutti i passaggi che competono alla filiera editoriale. Bisognerà sceglierli, il nostro romanzo, la nostra raccolta poetica e il nostro saggio. Queste scelte saranno sofferte perché naturalmente una parte della redazione tiferà per un romanzo, l'altra per un altro, eccetera, e così sarà per la poesia e così sarà per la saggistica. Alla fine saranno 3 i libri che realizzeremo insieme. Come? Innanzitutto incontrando colui che è il nostro, come dire, grande amico o a volte anche grandissimo nemico, l'autore. L'autore e l'editor sono 2 figure che devono lavorare a strettissimo contatto e che devono trovare una maniera di rendere migliore il libro. Spesso gli autori faticano a entrare in questo meccanismo. Ogni autore è affezionatissimo al proprio testo e se toglie una virgola, quella virgola lì era importantissima. Però poi alla fine si trova la quadratura del cerchio, si riesce a entrare nell'empatia dell'autore e a convincerlo che stiamo lavorando per migliorare il suo testo. Ecco, qui vedete l'autore di, mi sembra, 2 o 3 anni fa, vedete alle sue spalle le nostre proposte, in giallo noi di solito proponiamo i tagli, in rosso le nostre modifiche al testo, ne discutiamo con lui e molto spesso arriviamo a un compromesso. E quando si arriva a un compromesso, si dice in redazione, è sempre la cosa migliore. Spiacere un po' all'uno, un po' all'altro, va sempre bene e va nella direzione del miglioramento del libro stesso. Ma c'è una parte importantissima finito l'editing, c'è una parte importantissima del lavoro di editoria ed è quella della caccia al refuso, la famosa correzione di bozze. Quanti refusi leggiamo ogni giorno sui giornali? Io mi indigno spessissimo,
Questo è un giornale che è uscito veramente qualche anno fa e qui è evidente che non si riunisce nessun coniglio comunale, ma che è il Consiglio e in questo caso il correttore di bozze non se n'è accorto, cosa che nei nostri libri non deve succedere. Ma non sempre il refuso è così smaccato. Vedete qui un libro Feltrinelli, mi duole dirlo di fronte a Gabriella Dina, che per tantissimi anni è stato direttore editoriale di Feltrinelli, ma questo è... Io non c'ero. È successivo perché altrimenti a Gabriella Dina non sarebbe successo. No, questo non lo dico, però effettivamente per combinazione non tocca a me. Allora, non è altrettanto evidente come il primo, ma qui l'occhio del correttore avrebbe dovuto vedere che il nome di Oz non è Amos, ma è Amos con la S, e chissà perché, forse trascinati dal cognome, si è scritto erroneamente. Il terzo esempio è ancora più difficile da individuare, perché se voi leggete John Fante o John Fanny, come lo leggono in America, lettere 1932-1981, introduzione, sembrerebbe tutto a posto. Cosa c'è che non va? È semplicemente che questo signore ritratto per metà non è John Fanny, ma è Steven Spender. John Fanny è questo signore qui, che un po', molto vagamente, gli somiglia, ma che insomma nulla ha a che vedere con Steven Spender come tratti, eccetera. Vedete quindi quanto sia difficile questo mestiere del correttore di bozze. Ma ancora, ci sono i cosiddetti paratesti, bisogna stabilire un titolo, bisogna preparare una copertina, bisogna preparare una quarta di copertina. Voi direte che ci vuole a preparare una quarta di copertina. Guardate, in 10 righe essere abbastanza, come dire, glamour da invitare le persone a comprare il libro, dire quello che il libro contiene, ma non troppo, perché altrimenti chi se lo compra più, è un esercizio difficilissimo. Anche il titolo, che potrebbe sembrare banale, spesso non è così banale. Per trovare il titolo giusto si impiega a volte delle settimane. Anche la scelta dell'immagine di copertina è una scelta fondamentale. A volte una copertina giusta può far vendere un libro molto di più di una copertina magari altrettanto bella, ma, come dire, sbagliata per questo. Che succede dopo aver editato il testo, corretto le bozze, impaginato, scelto la copertina, scritto la quarta, trovato il titolo giusto? Succede che il libro va in stampa. Finalmente, direte voi, finalmente abbiamo il libro stampato. E che cosa possiamo fare, visto che il nostro master finisce grosso modo i primi di maggio, se non andare al Salone del Libro di Torino, perché una parte del nostro lavoro è sì fare il libro, ma anche dire al mondo che questo libro esiste, che si è fatto. Ed eccoci qua, siamo nello spazio degli autori, al Salone del Libro di Torino, quel signore con la cravatta è l'autore, la ragazza al centro è la nostra studentessa che fungeva da redattrice, la ragazza davanti al leggio è la lettrice, io ho cambiato un po' look, ma comunque sono quella a destra, e presentare al Salone del Libro di Torino i libri che per 5 mesi abbiamo visto, stravisto, riletto fino quasi alla nausea, perché alla fine è nausea, è un momento veramente indimenticabile, perché nonostante le mille, i mille impedimenti del salone, c'è troppo rumore, la sala è troppo piccola, oppure la sala è troppo grande, fa troppo freddo, fa troppo caldo, piove troppo, piove poco, ogni anno ce n'è una,
però è un'emozione incredibile dire al mondo: questo è il nostro libro. L'autore poi conta fino a un certo punto. Scherzo, ovviamente. Ed eccoci qua tutti insieme, studenti, docenti, gli autori sono quel signore con il giubbettino blu alla mia destra, il ragazzo con la barba alla mia sinistra e poi il signore che avete già visto con la cravatta rossa. Quelli sono i tre autori di quegli anni, tutti contenti, tutti sorridenti, una grande, grandissima avventura. Ecco, io credo di aver detto tutto. Se Gabriella vuol prendere la parola, io intanto... Sì. Volentieri. Dunque, io intanto mi presento, sono appunto docente di storia dell'editoria di questo corso e ho appunto fatto per tutta la vita il lavoro editoriale, appunto proprio cominciando dal, come si diceva una volta, facendo la gavetta dal correttore di bozze fino alla direzione editoriale. Dico questo perché voglio sottolineare come è importante la pratica in questo lavoro. I mestieri dell'editoria che ha elencato la professoressa Bianciardi sono effettivamente presi ciascuno uno per uno e aperti come si apre appunto uno scrigno, contengono molte cose tecniche che vanno apprese. Allora, se c'è una caratteristica di questo master di Master Book è proprio questa, e cioè che si lavora proprio in modo pratico sui testi. Allora, quando si dice redattore, uno impara a fare il redattore, vuol dire che impara a fare veramente tutto quello che comporta il lavoro di redazione, e cioè la correzione di bozze, prima di tutto la scheda di valutazione del testo che uno ha per le mani, dopodiché il testo va letto, va corretto, bisogna appunto parlare con l'autore, come si è già detto, ma insomma ciascuno di questi mestieri comporta degli aspetti pratici e di questi aspetti pratici che si occupa Master Book. Quindi gli studenti che escono dal nostro master hanno effettivamente acquisito delle competenze pratiche. Questo è lo sottolineo perché distingue questo master da molti altri validissimi che sono sulla piazza e che offrono questa cosa. Perché nel momento in cui, quando si apre, come ha detto la professoressa Bianciardi, la possibilità dello stage, effettivamente gli studenti che vanno allo stage hanno già delle competenze, quindi non sono da formare, non cominciano da zero, hanno già delle competenze. Per dire, scrivere una quarta di copertina oppure scrivere una scheda è una cosa molto diversa. Si acquisisce anche questa familiarità con i diversi tipi di scrittura nell'editoria, appunto non è la stessa cosa scrivere una scheda per il commerciale, scrivere una scheda per l'agente letterario, per chi dovrà vendere il libro all'estero, scrivere una quarta di copertina o scrivere una recensione al libro qualora fosse richiesto. Ecco, questo voglio dire che viene messo subito in chiaro tutto l'aspetto pratico del lavoro da fare sul libro, per cui la correzione di bozze, che spesso è negletta, è un po' poco considerata, è fondamentale e viene riconosciuta fondamentale fin dal primo giorno. Vengono somministrati dei test d'ingresso attraverso i quali gli studenti devono in qualche modo dimostrare oppure insomma mostrare quali sono i punti deboli e su cosa bisogna lavorare per acquisire queste competenze e la capacità poi di diventare un buon correttore. Ecco, una cosa sola, sottolineo i famosi accenti gravi e acuti che ogni volta fanno entrare in crisi. Volevo soltanto dire questo per il momento. Sì, gli accenti e i conigli comunali sono il nostro pane quotidiano durante il master. Io volevo anche dare la parola a due ex studenti, oggi collaboratori di case editrici di Master Book 2021, che molto generosamente e simpaticamente sono venuti da me per
insomma, per portare la loro testimonianza, come si usa dire, sono Francesco Pedrazzi, da me soprannominato Pedro. Mi sono dovuta scrivere Francesco perché altrimenti per me è Pedro. L'abitudine. E Federica Albani, che al momento lavorano per Buca Book rispettivamente e per Escogita. Non so se volete dare così una testimonianza più young a questo incontro. Prego. Vada. Allora, buon pomeriggio a tutti. In realtà quello che volevo dire io l'ha detto tutto la professoressa Dina, quindi potrei benissimo chiudere qui. No, è lo svantaggio di parlare per ultimi. È quello. Allora, io vengo da un percorso universitario che era già focalizzato sull'editoria. Il problema per me è quando, prima di decidere di fare questo master, è che dopo la laurea io... avendo già come sogno quello di poter lavorare nella redazione di una casa editrice, mi ero ritrovato nella situazione di dire: ma io ho fatto un indirizzo di editoria all'università, ma io non so come lavorare sui testi, non l'abbiamo fatto, noi abbiamo soltanto studiato su dei libri, abbiamo fatto soltanto teoria, quindi io non so come approcciarmi a un testo, come poterci lavorare sopra. È perché appunto l'università questo carattere pratico non me l'aveva dato. Masterbook appunto è stato quello che io cercavo, ha risposto perfettamente alle mie esigenze, perché io dovevo appunto capire come fare il lavoro di redazione che avrei poi voluto fare, che voglio tuttora fare nella mia vita, ecco. E da lì poi è stato la professoressa Bianciardi e la professoressa Dina mi hanno accolto molto gentilmente nelle file dell'edizione del 2021, e lì posso dire che adesso sembra un'iperbole forse, ma la mia vita è davvero cambiata per questo master, perché cose che io non avrei mai pensato di poter raggiungere anche soltanto 2 anni fa, io ce l'ho fatta, perché appunto con il programma anche di stage di cui si accennava prima, soprattutto grazie alla professoressa Dina, io ho avuto la possibilità di fare il tirocinio per la casa editrice Bompiani, e sono arrivato lì non come il ragazzo che va a fare le fotocopie, che va a portare il caffè, sono arrivato lì come uno stagista che certo impara da chi di professione lo fa da molto più tempo, ma comunque sono arrivato lì con già che ero già capace di avere assegnate delle, appunto, delle bozze, dei testi su cui fare editing, addirittura anche delle schede di valutazione, quindi io stesso ho dovuto, come dire, segnare la vita o la morte di un testo che poi avrebbe poi incontrato il favore o meno dell'editore, ecco, quindi mi ha preparato questo master a davvero quello che poi avrei fatto e sto facendo tuttora, che attualmente collaboro per due case editrici, appunto, come editore e correttore bozze. Ecco, magari io aggiungo qualcos'altro, perché diciamo, caso vuole che sia io sia Francesco privilegiamo, insomma, la parte di tutti quei mestieri che la professoressa Bianciardi vi ha illustrato, probabilmente la parte di redazione, yes, di lavoro sul testo. Ma indipendentemente dalle aspirazioni che ognuno di voi può avere, il vantaggio di Masterbook è anche proprio quello di mostrare l'intera filiera del libro. E credo sia fondamentale anche in un'ottica lavorativa. In qualsiasi posizione di questa filiera voi vi possiate trovare in un futuro a lavorare, bisogna necessariamente conoscere tutti gli altri passaggi, e questo Masterbook lo mostra benissimo. E la cosa secondo me molto bella è che non solo ve lo mostrerà, ma ve lo farà fare in prima persona. Noi abbiamo lavorato su 3 testi insieme, e questo secondo me, indipendentemente dalle conoscenze, dalle competenze che Masterbook vi porterà sicuramente anche a un miglioramento personale. Dovrete lavorare, confrontarvi con altre persone, imparare a lavorare insieme su un testo,
E adesso magari senza scadere un po' nelle cose un po' romantiche, eccetera, comunque ad esempio nel nostro anno ha portato anche a dei legami di amicizia forti, è stata un'esperienza, probabilmente noi eravamo anche in un momento particolare, subito dopo la pandemia, ha portato a tantissimi di noi stimoli importanti, ecco. E come diceva Francesco, si cambia da così a così in tutto. Nel modo semplicemente in cui leggerete un libro, nel momento in cui lo aprirete la sera prima di andare a dormire, oh ma questo è un apice, non è un apostrofo, quindi oh ma qui non è allineato bene, quindi anche cose tecniche che sicuramente vi permetteranno di entrare in una redazione con una marcia in più. Sicuramente. O magari potreste anche scoprire durante il percorso che la vostra passione non è più non relegata, però non è più indirizzata a un certo tipo di lavoro che si fa sul libro, ma scoprite che non lo so, l'ufficio stampa è davvero quello che fa per voi, la comunicazione. Ora, io e Federica siamo sempre stati di più attirati da lavoro proprio sui testi, no? Sottolineature in rosso, grandissime X su tutto il foglio e quant'altro, ma alcune nostre compagne, alcuni nostri compagni a un certo punto hanno capito: no, il testo per me non sa da fare, ma provo una grandissima passione per la sponsorizzazione di un libro, per l'ufficio stampa, per la grafica. Quindi non si può neanche sapere durante, comunque in corso d'opera, ecco, che cosa, da che cosa potreste essere attirati. O ad esempio che leggere poesia è bellissimo. Ah, in realtà sì, perché non mi ero mai approcciato alla poesia prima di lavorarci direttamente su un testo di poesia, e in realtà uno potrebbe pensare: ma io non ho mai studiato poesia, com'è possibile andare a lavorare su un'autrice o un autore di poesia, io che non l'ho mai studiata? Eppure è stato possibile grazie comunque a sia al lavoro durante le lezioni, ma anche durante orari esterni alle lezioni di comunque sì, tutoring, lavoro, ecco, approfondimento. Anche perché comunque con i docenti si instaura un rapporto forse più simile a un rapporto lavorativo piuttosto che a quello classico docente-studente, quindi c'è il confronto diretto su qualsiasi esercitazione, su qualsiasi domanda, e questo secondo me è un momento fondamentale di crescita e di miglioramento al di fuori delle ore, diciamo, schedulate da IULM, ecco. Sì, io volevo dire questo, ecco, le ore del master saranno 250 di ore che faremo insieme laboratorialmente e come lezione frontale. In realtà saranno 1 milione di ore in più di lavoro per ciascuno di noi, perché purtroppo, per fortuna, i 3 libri da soli non si fanno. E quindi bisogna lavorarci molto a casa. Per questo c'è l'ausilio anche del gruppo, perché all'inizio sarete divisi in gruppi in modo da non sentirvi troppo soli, perché la prima cosa che un aspirante editor, un redattore che dir si voglia, prova è e adesso che cosa faccio? L'assoluta, come dire, incapacità di mettere le mani sul testo. Ci siamo noi, c'è il gruppo che aiuta, dove uno non arriva, ne arriva un altro, dal gruppo arrivano suggerimenti, dal gruppo arriva anche la necessaria, come dire, necessario supporto anche in certi momenti in cui uno si scoraggia, 365 pagine di saggio sul brufolo sono veramente tante, ecco, per cui a volte c'è questo momento e il gruppo aiuta molto in questo. E poi c'è la parte finale del corso in cui invece dovrete lavorare da soli, perché vorrò vedervi a lavorare indipendentemente dagli altri, quindi si farà un test e in questo test sarete ovviamente da soli a lavorare su un testo. La mia idea è quella che ognuno di voi poi possa andare in una casa editrice qualunque, piccola, grande, grandissima, minuscola, aprire qualsiasi porta e dire: sono pronto a lavorare. Abbiamo avuto in questi 10 anni tantissime testimonianze dei nostri ragazzi che sono andati a lavorare sia appunto per Bompiani, che insomma
voglio dire, lavorare per Bompiani non è proprio da tutti, sia nelle case editrici più piccole, e tutti però hanno riconosciuto che il livello di preparazione di questi ragazzi, anche perché insomma durante l'anno hanno lavorato, era ottimo, e molti di loro sono stati confermati dopo lo stage con piccoli contratti, qualche assunzione a tempo indeterminato c'è stata, ma non è la maggioranza, ma insomma siamo a un buon oltre il 90% di persone che hanno continuato a lavorare in questo settore, e siamo contenti. Ecco, quello che diceva prima Federica, la dottoressa Albani, è vero, e io lo dico fin dall'inizio, vi toglierò il piacere della lettura, questo sì, è un piccolo scotto che bisogna pagare, perché dopo il master voi non riuscirete mai più a prendere in mano un libro come prima, giusto per rilassarvi, no, troverete che quella frase funziona male, che quel capitolo doveva essere messo prima perché così non ha senso, diventerete l'incubo di tutti i vostri amici, perché invece di parlare di letteratura così voi andrete nello specifico, segnalerete apici invece che apostrofi, righini, vedove, orfane, poi imparerete che cosa sono le vedove e le orfane. Ecco, quindi il piacere della lettura ve lo toglierò. Però, come dico all'inizio di ogni master, la vita ve la cambio, e questa è una promessa che faccio a tutti voi. Vi cambio la vita, perché se intraprendete un mestiere come questo, la vita veramente vi cambia. Ve lo dice una che capelli bianchi, ma la mattina si alza presto e dice: meno male che oggi è un'altra giornata e vado a lavorare. Quindi stessa passione da, beh, non diciamo quanti anni, vero Gabriella? Sì, non diciamolo. Non diciamo. Ecco. Non lo so, se volete aggiungere qualcosa. Federica, Francesco, Gabriella. No, io vorrei dire soltanto una cosa che magari è già stata detta, ma insomma per sottolinearla, che per esempio l'aspetto dell'impaginazione della grafica, cioè quasi nessuno arriva, mentre tutti arrivano essendo, come dire, dei lettori e degli appassionati della lettura e si immaginano di lavorare sui testi, però quasi nessuno arriva preparato dal punto di vista tecnico di impaginare, e quindi questo si impara ed è fondamentale, perché ai miei tempi non era così, c'era la figura del grafico, la figura del redattore, e ciascuno di loro faceva una parte. Ora anche il redattore deve saper correggere a video e deve saper impaginare, quindi è molto importante questo aspetto tecnico, che spaventa un po' tutti, ma di fatto poi tutti quanti arrivano a, come dire, a padroneggiare questi aspetti, non è vero? Insomma, io, i ragazzi qua presenti me lo possono confermare, sento molti che all'inizio sono spaventati e dicono: ma io però non sono portato per queste cose. Stessa cosa che direi io, che avrei detto io ai miei tempi, sì. Però non è vero, perché di fatto poi si impara. Ecco, questo, ci sono degli ottimi docenti appunto di grafici eccetera, e quindi questo è molto importante, anche le copertine, sarebbe bello una volta far vedere tutte le copertine che sono state fatte negli anni. Perché sono davvero appunto gradualmente anche sono più belle, più originali, e si staccano abbastanza dal, non dico insomma, da tutte le copertine presenti in libreria, questo non posso dirlo, però sono molto originali, sono interessanti, e se penso che le hanno fatte completamente loro, sia nella scelta delle immagini che nella grafica, hanno fatto tutto da soli con i docenti, ma insomma l'hanno fatto, ecco, mi sembra una cosa importante da sottolineare. Sì, sì, certo. InDesign e Photoshop sono due programmi enormi che spaventano un po' all'inizio, no? Perché uno già apre il programma e dice: oddio, e adesso dove metto le mani? Però è fondamentale, come diceva la professoressa Dina, proprio perché nelle case editrici bisogna saper fare ormai un po' tutto, perché è difficile. Una volta, e Gabriella se lo ricorderà, le redazioni delle case editrici, delle grandi case editrici, io mi ricordo la Rizzoli era enorme, Feltrinelli forse un po' meno come redazione, ma Rizzoli era enorme, c'erano questi spazi sterminati con centinaia di scrivanie, eccetera, dove
c'era una figura professionale per ogni punto della filiera, c'era l'impaginatore, c'era il grafico. Adesso si tende un po' a mescolare le acque, nel senso che in redazione è difficile che ci sia uno che impagina soltanto, e anche se c'è, poi comunque il redattore metterà le mani nel testo e ce le mette direttamente a video, quindi deve conoscere InDesign, deve conoscere Photoshop. Quindi non spaventatevi, così come non spaventatevi per la poesia, perché quando facciamo i colloqui vediamo i nostri studenti dicono poesia, ma io come faccio? Io mi sono fermata a Leopardi, io ad Annunzio, eccetera, come faccio? Beh, la nostra docente di poesia sa benissimo che nei nostri licei e nelle nostre università non si va tanto, forse si arriva a Montale, Ungaretti e Quasimodo, ma non si va molto in là, cioè la poesia contemporanea la conoscono in pochi. E quindi farà una parte del modulo proprio per portarvi da Ungaretti alla contemporaneità. E ci si riesce perché gli esempi sono Federica e Francesco qui con noi. Non so se ci sono delle domande, io credo di aver detto tutto. Fabio, ci sono delle domande? Allora, al momento non ne stanno arrivando, però quello che posso dire, io aggiungo che le preiscrizioni chiaramente sono aperte, sono già aperte e dureranno fino a settembre con l'asterisco, nel senso che fino a settembre salvo esaurimento posti, perché chiaramente, come dicevamo prima, Masterbook è un master molto pratico che fa della praticità la sua... sicuramente uno dei suoi tratti distintivi, quindi un'aula non troppo numerosa è quello che permette al meglio di lavorare per tutti quanti. Abbiamo parlato della frequenza, di quanto 3 giorni alla settimana questa cosa? Immagino che l'anno prossimo sarà come è stato in questi 10 anni, cioè la frequenza è pomeridiana, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle 14 alle 19. Questi, come ho detto prima, sono gli orari delle lezioni frontali e laboratoriali. In realtà l'impegno richiesto è un bel po' di più, come potranno dire i due ragazzi. Perché noi abbiamo un limite, che è quello del Salone del Libro di Torino. Il salone non sposta, non è come un esame universitario, se non lo do a questa sessione lo do alla prossima. Il salone non aspetta noi e non sposta le sue date perché noi non siamo pronti. E il tipografo, credetemi, il 25 aprile e il 1 maggio va al mare o al lago o in montagna e non aspetta non possiamo aspettarci noi che lui non faccia le sue vacanze perché noi siamo in ritardo con i libri. Dobbiamo essere pronti, ripeto, perché il tipografo ha i suoi tempi, e uscire al Salone del Libro di Torino con i libri ovviamente fatti. E quindi se c'è da lavorare di notte si lavora di notte, se c'è da lavorare il 1 maggio si lavora il 1 maggio, il 25 aprile, eccetera, eccetera, come sanno benissimo loro due. Io aggiungo ancora una cosa, che in queste lezioni ci sono anche molti ospiti e sono professionisti che vengono a raccontare appunto che cosa vuol dire per, non so, fare l'agente letterario, cosa vuol dire lavorare in libreria, essere responsabile degli eventi. Ecco, ci sono anche delle testimonianze specifiche sulle tematiche relative all'editoria. Ecco, sono sempre degli incontri, secondo me, non mi sembra, no, stimolanti, interessanti, perché succede ed è successo in questi anni che magari uno arrivi con l'idea di fare appunto l'editor e finisce invece che fa l'editore. È successo anche questo, ci sono alcuni dei nostri diplomati, diciamo così, che hanno aperto delle piccole case editrici che stanno in piedi, che è già una cosa, insomma, sono piccole però reggono. Quindi far conoscere anche altri personaggi del, appunto, che compongono il mondo editoriale è sempre un momento stimolante. Vedo una manina alzata. Prego, Carolina. Sì, salve, grazie.
Io arrivo da Pisa, cioè abito a Pisa. Non ho capito bene il costo del master e se ci sono delle strutture convenzionate. Se Fabio è la persona più adatta a rispondere a questa domanda? Sì, assolutamente. In che senso strutture convenzionate, mi scusi? Non so, tipo una lista di alberghi o bed and breakfast che magari il master consiglia e indica per abitarci per quei 3 giorni. Però forse la domanda non è pertinente in questo spazio, quindi mi scuso. No, ci mancherebbe. Invece, in realtà, le posso dire che qui intorno ci sono... intanto l'Università Yulm si trova nella zona dei Navigli, quindi è la zona più studentesca di Milano, quindi è anche molto facile trovare affitti, bed and breakfast, Airbnb, e ci sono degli hotel vicini all'Università Yulm, grazie alla quale sì, c'è la possibilità con dei prezzi agevolati di poter soggiornare appunto per queste tipologie di master, che chiamiamole in formula part-time, che appunto non durano tutte le settimane, che hanno studenti che vengono da diverse parti d'Italia. Per quanto riguarda invece i costi, trova comunque tutto sul sito yulm.it, le posso dire già che il costo è di 5.500 euro più IVA, divisi già in 3 rate. Oltre a questo abbiamo anche la possibilità di rateizzare ulteriormente il costo grazie al finanziamento della Banca Popolare di Sondrio, che fa dei tassi super agevolati per chi si iscrive ai Master Yulm. Ok, va bene, grazie. Grazie. Prego. Ci sono anche, Fabio, c'è anche un dormitorio in Yulm. Sì, abbiamo un paio addirittura di dormitori, però devo dire la verità che siamo già molto avanti con le iscrizioni, perché questi spesso, essendo le nostre lauree triennali e magistrali molto abbondanti come numeri, a differenza dei master che invece, come dicevamo prima, sono volutamente ristretti, quindi di posti ce ne sono veramente pochi ai nostri dormitori al momento, però si può sempre provare a fare una richiesta. Ok, grazie. Prego. Altre domande non ne vedo? No, se non ce ne sono altre, comunque io ricordo che il webinar che avete appena visto è registrato, quindi entro 24 ore sarà disponibile su YouTube e potrete rivederlo. Oltretutto potete chiaramente sempre scriverci, contattarci agli indirizzi che avete visto prima. Noi vi rispondiamo dal lunedì al venerdì, chiaramente, e siamo ben felici di sentire le vostre domande e di avere la possibilità di organizzare dei colloqui. Abbiamo detto come si accede, no, forse non lo abbiamo detto, si accede alla selezione con un curriculum e una lettera di motivazionale, cioè vogliamo sapere perché volete fare questo master. Nella realtà vogliamo capire se la vostra motivazione è forte, perché noi abbiamo un numero, una classe limitata, una classe a numero chiuso, e vogliamo dare la precedenza a quegli studenti che sono veramente motivati a farlo, perché non c'è niente di più frustrante per un docente di vedere che una persona si è iscritta così o per un capriccio o perché non sapeva cos'altro fare. Cioè vogliamo veramente studenti determinati a fare questo mestiere. Allora possiamo con la nostra passione comunicare a loro la passione, altrimenti diventa appunto anche frustrante da parte nostra. Non so, Gabriella, se sei d'accordo. Assolutamente, se sono assolutamente d'accordo. Devo dire anche rispetto insomma, ai master, insomma, non voglio fare una cosa scorretta, no? Conosco abbastanza bene i master dell'editoria che ci sono appunto al momento, che sono tutti interessanti e con ottimi docenti, ecco, questo va detto. Però questa caratteristica degli aspetti pratici del lavoro
non è sempre presente, anzi ho visto che in qualche master che si è recentemente aperto si fa una preparazione teorica dello studente e poi si affida all'editore esterno dove lo studente va a fare lo stage il compito formativo pratico, che questo l'ho visto. È una cosa che ho visto recentemente e mi ha molto colpito perché ai miei tempi non so se mi fosse arrivato un ragazzo da formare, allora deve essere già una persona assunta con qualche caratteristica, allora io posso mettere tutte le energie per la formazione, ma quando invece arriva uno stagista io mi aspetto che faccia pratica, quindi sia in grado di far pratica, no? Questo mi sembra importante sottolinearlo. Sì, e poi questa questione della passione è una domanda che faremo mille volte durante i colloqui, perché è fondamentale, quindi nelle lettere motivazionali rendete esplicita questa vostra passione, perché è importante per chi valuta, no? Poi vi parlo, poi io devo dirvi che è una cosa a proposito di passione di cui vi parlerò, è la storia dell'editoria, che non è una cosa barbosissima, noiosa, che si apprende sui libri, però siccome sono abbastanza in là con gli anni, la storia dell'editoria, un pezzo di storia dell'editoria l'ho fatta anch'io, vi racconto di persona quello che succede lavorando in varie case editrici, quindi la storia di questi editori e come si raffrontano con l'oggi, cosa è cambiato, cosa sta cambiando, perché sta cambiando, e quindi come si deve inserire un eventuale appunto editor o anche editore nel quadro contemporaneo. Questo, ho fatto un po' di pubblicità a me stessa, va bene? È giusto. Bene, allora se non ci sono altre domande, non so, Fabio, vogliamo chiudere? Sì, assolutamente, ricordandovi che appunto, come dicevamo, le prescrizioni sono aperte e ci potete trovare a tutti i contatti di qui sopra. Allora, grazie mille a tutti i nostri ospiti, grazie professoressa. Grazie a voi, grazie a tutti, a presto. Arrivederci. 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 Arrivederci Carolina.